Ma buon dì a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati questo martedì, mercoledì, giovedì, adesso non so quando lo metterò, per questo Doppia Frizione Reaction, dove andremo a vedere gli incidenti che sono accaduti la scorsa settimana, ovviamente la stessa settimana dell'anno 2018, e mi è dispiaciuto molto non mettervi Doppia Frizione News, che esce ogni sabato. Però veramente io ho fatto un video, l'ho editato e tutto, mi sono venuti fuori 2 minuti e 30 di video, quindi non avevo voglia sinceramente di mettervi 2 minuti e 30 del niente, perché praticamente erano solo la vittoria di Coulthard, eccetera, eccetera. Ma non perdiamoci in chiacchiere e direi che possiamo iniziare perché io ho già qui le nostre cuffiette, me le metto già e possiamo iniziare. Ok, subito Subaru sulla neve. Oh, mi sa che c'è un po' di ghiaccio, è andato un po' dritto. Oddio. Ah, oh, ma era una persona. Avevo un giubbottino. Ok, questa qui è la macchina di Rovanpera. Skoda Fabia, sì, Rovanpera. Ok, Mini Cooper sulla neve. Credo che sia il Monte Carlo Historic. Nevata. Niente. E l'altro dietro che cercava di tirare via. Oh mio Dio, che botta! Cristo! Sto Porsche lo devi buttare adesso. Che cazzo di macchina è? Questa è una Alsazza. Contro un albero. Normale. Ok, Porsche sul fango. Trazione posteriore non vanno molto d'accordo. Ok, dietro c'è un Audi 4. Quasi in puntata, quasi gli ha dato il giro. Ok, BMW 320. Perché c'è un'ambulanza in mezzo alla strada? Almeno farei bandiera gialla, no? E poi è arrivato anche un escort, però vabbè. Vabbè. Opel Manta dovrebbe essere. Giù da un fosso. Ma è normale un Opel Manta. Ok, arriva una macchina. Oh, cappottone! Incredibile, non si è visto niente della macchina. Avrei voluto vedere un attimo le condizioni Fiesta. Niente, Fiesta gli ha dato il giro troppo, è andato contro la barriera e si è ritrovato impuntato giù. Ok, questo è un BMW M3. M3. Con il cofano attaccato alla portiera? Non so. L'avevano attaccato loro? Boh. Oh, Evo 4 lunghissimo! Evo 4, Evo 3. Oh mio Dio, questo qui. Oh, il Galant, che bello. Ok, questo qui. Bellissimo questo Galant. Ah! Ho sentito. Ok, mi sa che ha rotto una sospensione della posteriore destra, quindi non aveva più trazione. Escort. Ah, ha perso proprio la ruota questa. Boh, quelli, ciao. Ok, BMW. Innevata. Io devo ancora capire perché usano le posteriori nella neve, però vabbè. Si vorranno divertire un po'. Ok. Non so che cosa sia, sinceramente. È un onboard. Sempre, probabilmente è quello del BMW. Non lo so. Oh mio Dio! Orca traia, questo qui ha fatto due o tre cappottoni devastanti perché era anche bello veloce. Ok, Subaru. Ah, sovraimpresa! Vabbè, non ha fatto tanti danni. Alla fine c'era solo un po' di ghiaccio. Minchia, che nebbia. Questo qui è un Subaru. Impresa, STI. Oh mio Dio, ghiaccio! Ok, per un pelo. Oh, minchia, ha lisciato un Carrera per tanto così. Ok, siamo in un circuito. In Australia, probabilmente campionato australiano. Ok, 360 come se non ci fossero domani. La riprende. Attenzione, 720. Madonna, bravissimo a riprendere. Ok, qui. Zona box. Very few of us have come away without having C'è device control. un commentary. So it's quite amazing, Non mi interesserà. Oh, Madonna, che tegola! Praticamente l'SLS l'ha preso dentro e il BMW si è ritrovato senza controllo contro un muro, anche il cofano aperto per la botta che ha preso. Ok, oh mio Dio, questo qui è un Mazda. Madonna, gli ha spostato tutta la carrozzeria, se guardate. Non ha più una. Ah, Audi R8, V10. Ok, sembra che sia andato contro il muro. Ah, ah, questo qui è una gran botta. Questo qui è una gran botta perché ha perso proprio il controllo in curva. Sarà stato sui 130. Monoposto. Ah,
sulla barriera. Per un po' non ha preso neanche la macchina che stava passando. Qui mi sembra NASCAR, roba del genere. Ok, non si è visto bene il... Ok, qui dovrebbe essere tipo... SRS... è stato fortunato, perché se si impuntava sotto era un disastro. Ok, probabilmente questa qui è andata contro, è infatti andata contro al muretto. Per frenare gli sono andati in culo all'R8. BMW. Ah, qui è il replay di quello di prima. E probabilmente fanno anche vedere. Infatti c'era l'SLS dietro che ha toccato l'Audi e gli ha fatto il giro. Non so che cosa sia questa macchina, sinceramente. Però è distrutto in questo momento, quindi... Ok, Ginetta. Questa qui è una Ginetta e ha tirato una tegola incredibile. Guardate che nel muro che ammaccatura che ha. Guarda che veramente salvano la vita quelle gomme. Ora. Oh, madonna! Cioè, l'altro non ha nemmeno riuscito a frenare. Probabilmente aveva un problema ai freni ed è andato contro. Questo qui è un BMW, cos'è? Di nuovo Audi. Ah, Audi contro il muro. È riuscito a riprenderla. Bravo. Ok. È andato, tac, ha clippato il muro. E poi è riuscito a riprenderla, perché di solito lì le macchine vanno dritti. Ok. Oh mio Dio. Questo è bruttissimo, quando le ruote praticamente si incrociano tutte e due e inizia una delle macchine e gli dà il giro. E questa volta ha avuto la peggiore Porsche invece del BMW. Questo è bruttissimo. Questo è bruttissimo come incidente. Non è... Vediamo. Madonna. Veramente questo qui è stato bruttissimo come incidente. Ovviamente si sono toccati, hanno perso il controllo e sono andati tutti e due contro il muro. Porca troia! Madonna! Ok, qui è campionato BMW. Quello che vi dicevo prima, praticamente una ruota dà il giro all'altra macchina. Questa volta non ci sono stati incidenti. Anche questa è una bastardata, perché praticamente quando ci sono queste cose, gli alettoni che si spaccano davanti rimangono incastrati sotto la macchina e tu vai dritto, non gliene frega un cazzo la macchina. Ok. Ok, qui erano tutti in un gruppone, qualcosa dovrà succedere. Ah, qui gli ha spaccato addirittura la sospensione rigida. Ok, una Jazz. Oh mio Dio, questo qui è un temerario. Niente, ci ha provato, onore al merito. Allora, di nuovo queste Formula 3, roba del genere. Succedono anche queste, che una macchina perde il controllo e inizia a prendere altre. Ok, di nuovo monoposto. Questo qui è il campionato brasiliano o argentino. Ed è molto figo, molto figo. Oh mio Dio, questo qui è stato un frontale devastante. Anche se non erano proprio dritto contro dritto, però. Porca vacca. Chiede da più... madonna. Se pegaron duro come se Madonna, questi qui sono pesanti, eh. Ok, motocross. Si toccano. Oh mio Dio, gli è arrivato sulla schiena. Madonna. Ci credo che ti tocchi. Dove vai? Ma minchia, dove vai? Ha quasi investito le persone, vabbè. Oh mio Dio. Questo qui ha fatto un volo di 2,5 metri. Madonna. Okay, questi che sono i tipici oddio. Cosa? Quindi oh mio Dio. Ma sì, ma dovevi rimanere sul lato interno, dai, almeno controlla dietro invece di rovinare per le altre persone. Ok, Micro Machine che fanno gli autoscontri, si scappottano ovviamente. Cosa sta succedendo? Si stanno frenando a vicenda e uno ovviamente cappotta, perché se non c'è un cappottone nelle macchine da scontro noi non siamo contenti, come dico sempre. Orca vacca!
Questo qui ha ripreso il controllo della macchina e l'altro gli è arrivato a 300 all'ora contro. Sono capotati entrambi. E boom, è finito qui anche questo fantastico episodio. Io direi che questo episodio è finito qui. Vi riporto al prossimo sabato, che spero ci siano un po' più di news sul mondo automobilistico. E niente, alla prossima puntata.